Preside, nell'ottica di una scuola per tutti e di ciascuno si avviano progetti che riguardano proprio l'inclusione. Oggi è importante, si parla di soggetti che purtroppo vivono un disagio fisico evidente. Si tratta di soggetti con pluriminorazioni e noi ci stiamo appoggiando e proprio chiedendo l'aiuto, l'assistenza e sfruttando, posso dire questa parola, sfruttando la professionalità e l'esperienza di chi in questo settore opera, e quindi ci stiamo appoggiando alla Lega del Filo d'Oro. Oggi alla Romagnoli è presente la componente regionale della Lega del Filo d'Oro, una Lega di carattere nazionale, una Lega che da 50 anni si impegna per favorire il miglioramento della qualità della vita per tutte le persone che hanno minorazioni plurime. Vivete il dramma di un bambino che purtroppo non vede e non sente. Com'è cambiata la vostra vita quando avete incontrato gli angeli del Filo d'Oro? È cambiata perché innanzitutto abbiamo potuto trovare un sostegno morale, perché per una famiglia che si trova a vivere una situazione del genere, accettare, prima di tutto capire che cosa, diciamo, deve affrontare e poi accettare appunto queste conseguenze non è una cosa facile. Quindi la Lega del Filo d'Oro ci ha aiutato a comprendere diciamo, ciò che aveva nostro figlio e quindi anche ad affrontare le problematiche che avremmo dovuto affrontare, diciamo, nel corso degli anni. E in questo ci ha aiutato perché tutte le figure che sono lì competenti danno sostegno e danno anche le istruzioni adatte per poter affrontare la situazione. La Lega del Filo d'Oro si occupa certamente di situazioni non facili da affrontare. Il primo ostacolo probabilmente è quello di rendere consapevoli le famiglie e di far accettare un problema grave che sconvolge un nucleo familiare. Sì, effettivamente la Lega del Filo d'Oro, intanto nata più di 50 anni fa, ad Osimo in provincia di Ancona, lavora proprio su questo, cioè nel senso che noi abbiamo proprio come missione il fatto di rendere una vita migliore a questi ragazzi, ragazzi che non vedono, non sentono e che hanno anche delle pluriminorazioni. Sicuramente uno degli elementi con i quali noi lavoriamo è la famiglia, è il primo punto di riferimento per i ragazzi. Che spesso non sanno dove e come comportarsi con questo tipo di disabilità. Su un bambino che non vede e non sente si lavora sugli altri sensi, sul tatto, sull'odore? Sicuramente, sicuramente, infatti l'obiettivo che noi ci prefissiamo è partire, ecco, forse non so, è la nostra filosofia, partire da quello che i ragazzi hanno piuttosto da quello che manca.